Buongiorno a tutti, bentornati sulla nostra rubrica del blog Kiryoku Budojisho, le parole giapponesi che usiamo nelle arti marziali. Questa volta ci occupiamo una parola fondamentale per quanto riguarda le arti marziali in generale, non soltanto lo Aikido, cioè la parola kata. E poi vedremo anche la numerazione ordinale. Chiunque pratichi un'arte marziale, di qualunque genere essa sia, sa che la parola kata significa forma e che i kata sono appunto quelle forme, quelle strutture, quelle sequenze di movimenti codificati, depositati, che vengono eseguiti nelle varie arti marziali. Forse non tutti conoscono però il kanji della parola kata. La parola kata in realtà ha due kanji, quello utilizzato precisamente per indicare le arti marziali e che trovate anche nella scheda del PDF, è questo. Allora, il kanji è questo. Questo kanji, che significa che si pronuncia appunto kata, è formato, come vedete, da tre parti. Sul lato sinistro, questo sta per pozzo, è un radicale che significa pozzo o contenitore. Sul lato destro, che ricorda il ri dell'hiragana e del katakana, è la spada, e la parte in basso che abbiamo già visto precedentemente è la terra. Quindi questo kanji dà proprio l'idea di mettere la terra dentro un contenitore. Questa parte qui, questo radicale qui, viene da questo kanji e da questa rappresentazione grafica di un contenitore per la sabbia, per la terra. C'è un altro kanji che ha sempre il significato di kata, la pronuncia anche di kata, che a volte viene considerato il kanji per la parola kata delle arti marziali, ma in realtà quella corretta è la prima. Infatti nel PDF vi ho inserito la scheda soltanto del kanji che abbiamo visto poco fa. Ve lo faccio vedere. Diciamo che avrebbe un'interpretazione più poetica, però in realtà quello corretto è quello che abbiamo visto prima. È un kanji molto simile perché la parte sinistra ha il radicale che abbiamo visto precedentemente e la parte destra invece ha questo radicale che significa bellezza, quindi diciamo la forma bella. È chiaro che questo kanji ci darebbe una maggiore possibilità di interpretazione, come dire, lirica delle nostre sequenze di movimento. Però, nella lingua giapponese il kanji esatto è quello che abbiamo visto prima, quindi nel senso proprio concreto dello stampo. Per esempio, lo stampo per fare una torta si usa sempre il kata che abbiamo visto prima, mentre per la forma, per esempio, dei verbi si usa questo con la pronuncia kei. Il kata, faccio ancora questa precisazione, il kata rappresenta veramente l'essenza delle arti marziali perché rappresenta quella sequenza di movimenti o quelle sequenze di movimenti che costituiscono l'essenza fondamentale del sistema pedagogico giapponese. Secondo la cultura giapponese, la ripetizione di sequenze di qualunque cosa, di movimenti, di tratti, per esempio, eccetera, porta alla memorizzazione come primo risultato pedagogico, diciamo, e poi al miglioramento continuo nell'ottica del Kaizen. Il Kaizen è quel concetto tipicamente giapponese che spiego appunto nel PDF, che comporta un continuo cercare di superare i propri limiti e di fare qualche cosa
ogni volta sempre meglio. Anche se le modifiche sono estremamente piccole, la ripetizione comporta un continuo, incessante e progressivo miglioramento. E questa è una filosofia molto tipica della mentalità nipponica. Nel kata delle arti marziali si trova appunto questa idea di ricerca di una perfezione del gesto continua attraverso la ripetizione di movimenti conosciuti e standardizzati. Passiamo alla seconda parte di questo video e anche della parte che trovate sul PDF, cioè la numerazione ordinale. Vi sarà capitato, se avete fatto degli stage con i sensei giapponesi, che spesso i sensei, invece di dire il nome del kata, non so, Ukenagashi o Sampogiri, eccetera, dicono Sanbonme, Nanahonme, quindi dicono il numero del kata, ma non dicono il nome. Allora, per chi non conosce i numeri giapponesi, diventa a volte complicato capire, e anche se conoscete i numeri che abbiamo già fatto precedentemente in questa rubrica, quelli contati così, Ichi, Ni, San, eccetera, i numeri ordinali sono leggermente diversi, quindi anche se sapete contare fino a 10, per esempio quando si fanno i Kion, non è detto che sappiate poi i numeri ordinali, quindi li vediamo un attimo. Nel PDF trovate una pagina dedicata ai numeri ordinali da 1 a 12, quindi primo, secondo, terzo, quarto, eccetera, fino a dodicesimo, che sono quelli che ci interessano perché appunto i kata di Seitei sono 12. Ne vediamo uno solo perché tanto la struttura è uguale per tutti. La prima parte è costituita dal numero che ritrovate nel vecchio numero di Budogisho dedicato appunto ai numeri, quindi i kanji dei numeri, la seconda parte è il contatore e la terza è un suffisso. Allora, qui vedete la stessa parola che trovate poi sul PDF, cioè Ipponme. Come vedete è formato da tre kanji. Il primo kanji è Ichi, il numero 1, la seconda parte è Hon e la terza parte è Me. Vediamoli uno per uno. I numeri non li prendiamo in considerazione perché avevamo già visto tutti i numeri da 1 a 10 in realtà. L'11 e il 12 sono semplicemente mettendo insieme il numero 10 più 1 e il numero 10 più 2. Ma la cosa più importante invece è il contatore, che è questo kanji che vedete. La pronuncia di questo kanji è Hon. Questo kanji ha diversi significati. Uno è quello molto famoso di libro, uno altrettanto famoso, e anzi più importante, è quello di sorgente. Perché? Perché è la rappresentazione grafica di un albero, infatti il kanji dell'albero è questo, con enfatizzata la radice, quindi vuol dire da dove sorge, diciamo, da dove viene fuori l'albero, per cui di conseguenza significa sorgente. Il libro si chiama sempre Hon perché è la sorgente del sapere. Poi l'altro significato fondamentale di Hon è appunto quello di essere il contatore per oggetti cilindrici, oggetti lunghi e sottili. In realtà, quando si studia giapponese all'inizio, ti viene detto che appunto Hon è il contatore per gli oggetti cilindrici, lunghi e sottili, per esempio le bottiglie, i bastoni, gli stuzzicadenti, eccetera. In realtà, poi piano piano si scopre che è un contatore che ha molteplici usi, per esempio anche oggetti lunghi come i ponti, oppure le performance che hanno inizio e una fine, quindi per esempio i film.
e appunto per i kata delle arti marziali. L'ultima parte della parola ippon me è appunto me, che è questo kanji, questo kanji significa occhio, è la rappresentazione di un occhio inizialmente, no? Che poi è stata stilizzata in questo kanji. Quindi il significato di questo kanji è appunto occhio, ma è anche ordine, e questo è il motivo per cui viene utilizzato come suffisso dei numeri ordinali. Per esempio, si può dire anche la terza volta Sankai Me, quindi si usa sempre come suffisso per gli elenchi. Ultima notazione che vi faccio, che è spiegata anche questa nell'ultima pagina del PDF, quella dedicata alla pronuncia: quando si conta con i numeri numerali, noterete che soprattutto il contatore viene trasformato nella pronuncia. Quindi, per esempio, nelle parole che finiscono con C o con Q si tende ad una contrazione. È una nigorizzazione di hon che diventa pon, quindi ippon, roppon, per esempio. A volte anche hachi diventa happon, non in questo caso perché teniamo hachi on me, però spesso succede. E quindi abbiamo hippon me, nihon me. Con le parole che finiscono con n, come san, si nigorizza in bon, quindi san bon me. L'altra precisazione riguarda il numero 4 e il numero 7, dove invece di usare shi e shichi si usa yon e nana. Questo per una questione di non confonderli uno con l'altro, perché sono molto simili, e poi per quella piccola superstizione, per cui piccola non tanto, quella superstizione per cui il suono shi ricorda shinu, che è il verbo morire, e quindi si preferisce usare un suono completamente diverso, quindi yon hon me, nana hon me. Bene, spero che vi sia interessato questo nostro video e che vi sia utile appunto per capire sempre meglio le caratteristiche delle nostre arti marziali, soprattutto riconoscere scusate, i nomi dei kata quando vengono citati solo col numero dai maestri giapponesi. Ci ritroveremo dopo la pausa estiva e vi auguro buone vacanze. A presto, sayonara!